piedi de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a benvenuti, amén. Han llegado después, era correcto que yo empezara. Sí, sí, es correcto. Sí, sí. ¿Sí? O estoy atropellando a alguien. No, ya cantamos. Ya me siento en casa, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor un instante. Demos gracias. Diamo grazie al Signore per un istante. Alziamo le nostre mani. Te damos gracias, Señor. Sí, te damos gracias, Señor Jesús. Nuevas son tus misericordias. Nuevas son tus misericordias, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias por esta bendición. Este privilegio, Señor. Estos momentos tan especiales. Este momento especial. Señor, una vez más te suplicamos. Te suplicamos, Señor, ancora una volta. Nos bendigas, Señor. Bendici, Señor. Desciendas con tu poder. Scendi con tuo potere, Señor. Que lleves todo cansancio. Que tú possa prendere ogni stanchezza. Toda preocupación, ogni preocupazione, todo afán, ogni afanno, toda ansiedad, Señor, ogni ansietà, Signore. Danos unidad, dacci unione nello spirito en esta tarde, Señor. Questa sera. Danos nueva fuerza, Señor. Nuove forze, Signore. Revístenos con tu presencia. Rivestici con la tua presenza. Alleluia. Todo aquel que lo cree, diga amén. Tutti quelli che credono, dica amén. Tome su lugar, hermanos, muchas gracias. Potete accomodarvi, molte grazie. Nos sentimos sumamente cómodos. Ci sentiamo molto comodi. Muchas gracias por la hospitalidad. Grazie per l'ospitalità. No podemos recordar los nombres de cada uno. Non possiamo ricordare i nomi di ognuno di voi. Pero son muy especiales. Siete molto, molto speciali. Acabo de mandar un mensaje a mi esposa. Ho appena mandato un messaggio a mia moglie. Dicendole che me voy a quedar otra semana aquí. No. Dicendole che voglio restare un'altra settimana. No, sto scherzando. Se vuoi dire eso, me quedo. Se dico una cosa del genere, resto per più tempo. Non puedo volver. A me, devo tornare. Gloria a Dios. Hermanos, nos hemos enfocado en nuestra relación con Dios. Amén. Stavo parlando della nostra focalizzazione nella relazione con Dio. Relación con Dios. Relazione con Dio. Produce pasión. Produce passione. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar en nuestra pasión espiritual. Ora vogliamo parlare in questo nuovo tema della nostra passione spirituale. Diremos como tesis de este capítulo. Amén, come la tesi di questo capitolo. La gente, nuestra gente, no estará apasionada por Dios. La gente non avrà passione per Dio. Si tú no lo estás. Se tu non lo sei. Vamos a reproducir lo que somos, ¿verdad? Noi riprodurremo quello che siamo. Y ahora vamos a aplicar un termómetro a la pasión de cada uno de nosotros. E ora noi applicheremo un termómetro per misurare la passione di ognuno di noi. Voy a hacer 10 preguntas a todos ustedes. Io farò 10 domande a ognuno di voi. No para que las respondamos aquí en público, así hablando. Non le vogliamo rispondere in pubblico, sino por escrito en cualquier pedacito de papel que usted tenga o en un blog o en un cuaderno. Però quello che ti chiedo di scrivere le risposte in un tuo foglio personale, quello che tu hai portato di mano. Las preguntas son muy sencillas de responder. Le domande sono molto semplici da rispondere. Solamente tiene que poner una letra. Deve mettere solamente una lettera. Puede poner la letra A. A, una lettera A. O puede poner la letra B. O puoi mettere una lettera B. En cada caso yo voy a dar las opciones. In ogni caso io vi darò le opzioni. Y usted elegirá A o B. Tu metterai lettera A o lettera B. Y voy a recomendarle. Vi voglio raccomandare che hagan algo parecido a esto. Che possiate fare qualcosa del genere. Que pongan las letras A juntas y las B juntas. Mettete le lettere A tutte insieme e tutte le lettere B insieme. Quando il risultato. Y cuando hayamos hecho las 10 preguntas. Quando abbiamo risposto alle 10 domande. Entonces sumaremos las letras A y B del mismo modo que están sumadas aquí. Ok, rispondiamo. Lui risponderà alle 10 domande. Metterete A o B per mettere sì o no. Questo è solo un esempio. Cada caso va a risultare differente. Alla fine delle 10 domande sommerete tutte le A che avete messo e tutte le B che avete messo. Luego, según el resultado que usted haya tenido, yo le voy a decir cómo está su pasión espiritual. In base al risultato che voi mi direte, io vi dirò a che livello sta la vostra passione. Listos? E la temperatura. Pronti? Gloria a Dios. Vamos a comenzar con
questa pregunta. Iniziamo con questa domanda. A ver si la pueden entender, hermanos. Vediamo se riuscite a capire, io che tengo della traduzione. Alabo y adoro en posición de piloto automático. ¿Se entiende la pregunta? No, ma non è questa. No, no, perché da uno. Lodi, adori Dio. Allora, lodi, adori Dio come se inserissi il pilota automatico? Rispondete A come sì e B come no. Allora, lodate e adorate automaticamente come se mettessi un pilota automatico? Ci voglio lasciare che mio hermano Pietro dirija questa parte, le 10 domande, perché è più facile nell'italiano. Ok. Allora, chi è che non ha capito questa domanda? Chi è che non... Allora, lodi e adori Dio come se inserissi un pilota automatico. Pilota automatico, ponte de pie, por favor, hermano presidente. Alza tus manos. No. No vuol dire che partecipi, vuol dire che non è automatico. Es decir, lo hago porque todos lo hacen. Allora, se scrivi sì, pilota automatico, vuol dire che A o B. Ok, se metti A vuol dire sì, vuol dire che tu lo fai in automatico perché lo fanno gli altri. Oppure mentre B vuol dire che partecipi all'adorazione, ti senti trasportato. Lo fai. Si tu eres alguien, se tu sei qualcuno che ni siquiera sabes por qué estás adorando o cantando. Perché nemmeno sai se stai adorando o cantando. Lo stai facendo automaticamente. Lo stai facendo automaticamente. Entonces, con una A. Metti una A. Pero si tú realmente adoras de corazón a Dios. Se tú realmente adori a Dio, metti una B. ¿Me hice entender, hermanos? Sí. A ver. Él me entendió. Tutti abbiamo capito? Ok, la domanda numero 2 è: qual è stata l'ultima volta che il Signore ha risposto a una tua preghiera in modo specifico? Se metti A vuol dire molto tempo fa, se metti B il Signore mi risponde sempre. Quando è stata l'ultima volta che il Signore ha risposto a una tua preghiera in modo specifico? A, molto tempo fa. B, il Signore mi risponde sempre. In spagnolo? Sì. In spagnolo ora lo diciamo. Quanto tempo hace che Dio le rispondió una orazione specifica per ultima vez? En otras palabras, Dios le responde frecuentemente oraciones o hace mucho tiempo que no lo hace, que no siente la respuesta de Dios. Ponga una A si hace mucho tiempo que eso no sucede, o ponga una B si es algo que siempre le sucede, que es habitual que Dios le responda. ¿Tú te lo has capito? Sí, pero se la respuesta es siempre, significa ogni preghiera. Sí, cada... Cada oración. Podemos cambiar eso por muy frecuentemente. O molto frecuentemente. Mejor, mejor. Porque creo que no hay nadie al que siempre, ¿verdad? Pero pues puede decir que la respuesta no es siempre conforme a nuestra. Pero de todos modos contesta. Sí, sí, por esto. Porque si es mucho tiempo fa. Mucho tiempo. Ah. ¿Habéis capito? Sí, amén. Se avete capito dite A, se no. Ok, 3. Allora la domanda numero 3. Siete pronti? Ok, Dio mi insegna le cose direttamente oppure apprendo tutto dagli altri? A e no e B sì, Dio mi rivela direttamente. Voy a traducir a español también por las dudas. La pregunta es si Dios me enseña cosas directamente o todo lo aprendo por otros, por intermediarios, digámoslo. Entonces, no es la A, pero si Dios te enseña cosas directamente, te revela cosas, wow, B. Ok, Dios ci insegna le cose direttamente o tramite intermediari, può essere una predicazione, una insegnanza,
può essere una predicazione o tre terze persone. A, no, no succede. Oppure D, sì, vuol dire che Dio mi rivela. No, o A o B. Sì, Dios le enseña cosas directamente a usted. Dios le enseña. Perdón. B. Dios le enseña cosas directamente o usted tiene que aprender por medio de alguien más. Si no le enseña y tiene que aprender por medio de alguien más, ponga A. A. Pero si Dios le enseña directamente, ponga B. B. Quizás yo hice al revés recién. No, está bien. Sì, voi dovete rispondere o A o B. Cioè, il Signore dice o freddo o caldo. Vabbè, dovete dire, allora se è così, qual è la quella più frequente? La A o la B? Cioè, è chiaro che per il mezzo degli altri c'è serio, ma oltre gli altri, anche nella mia diretta. Se Dio non le habla, ponga A. Se Dio non vi parla direttamente, mettete A. Però se ha oído la voce di Dio. Ma se voi avete, allora se Dio non vi parla, voi non avete mai, mettete A. Se invece vi parla anche tramite, mettete B. Ok, 4. Provo gioia nel servire il Signore oppure lo faccio per senso di dovere? A, lo faccio per dovere. A. No, non voglio essere controversiale. Pero es posible que algunos nos salga a veces directamente y a veces por otros. Puede ser A y B, pienso yo. Correcto. Pero la pregunta es si solamente le puede hablar por otros. Esa es la pregunta. Si usted o alguien necesita siempre que alguien más le diga, o algunas veces Dios también le habla directamente. Esa es la pregunta. La domanda que dice... Che Dio vi parla solamente attraverso di altri. Cosa direttamente o tutto lo apprendo por otros. Dice Dio mi insegna le cose direttamente oppure apprendo tutto dagli altri. Ok, impariamo tutto dagli altri oppure anche... Ok, se imparate tutto dagli altri scrivete A. Se invece Dio anche vi rivela, dovete scrivere B, vuol dire tutte e due. Okay. Se no facciamo un disegnino. No, para que quede más claro. Ok. Si todo lo tiene que aprender por alguien más. Se dovete imparare tutto quanto dagli altri. È perché Dio nunca le habla. Perché Dio non vi parla. Direttamente. Direttamente. Entonces ponga una A. Metti una A. Dio nunca le habla direttamente. Dice Dio ma mi parla direttamente. Solo oye la voz de un pastor, de un líder de célula. Ok. Ah. Allora andiamo alla 4. Provo gioia nel servire il Signore oppure lo faccio per senso di dovere? A, lo faccio per dovere. B, per me è un piacere. En español. Me siento gozoso de servir al Señor o lo hago por deber? Correcto, o sea, es mi presente, ¿verdad? Me estoy haciendo una radiografía. Ahora. Estoy hablando de mi pasión espiritual hoy, 7, 8 de junio. 9. Hoy es 9. ¿De qué año? Bien, vuelvo a la pregunta. Si me siento gozoso de servir al Señor. Mi siento gioioso de servir al Señor. O lo hago por deber. O lo faccio per dovere. Pongamos A si lo hacemos por deber. A se lo facciamo per dovere. O pongamos B si nos causa placer servir. B se lo facciamo e ci causa un piacere. Ok. Son preguntas muy extremas como pueden darse cuenta. Sono, bianco o negro. Sono domande molto estreme, o bianco o nero. Pero estamos midiendo nuestra pasión espiritual. Però stiamo misurando la nostra passione spirituale. Si todos han respondido la 4, se tutti abbiamo risposto alla 4, passiamo alla 5. Son 10. Ok, leggo la Bibbia e prego perché amo farlo oppure perché devo farlo. A, per dovere. B, perché amo farlo. Leo la Bibbia e oro perché amo hacerlo o perché devo hacerlo. A, lo hago por deber. B, perché amo hacerlo.
A, leo por deber, oro por deber. B, oro y leo porque amo hacerlo. Ok, A, lo faccio per dovere, B, perché amo farlo. Ora viene una más difícil. Ora dopo questa arriverà una più difficile. Quando possiamo passare? Quando avete risposto tutti andiamo avanti. Beneficio oppure critico i sermoni? Ah, no, è beneficio, che c'è scritto così? Benedico. Disfrutto. Ok, o critico. Disfrutto o critico? Beneficio, qui c'è scritto beneficio, disfrutto vuol dire beneficio. Ok, prendo beneficio, oppure però è una cosa diversa. Oppure critico, cioè ricevo, oppure critico i sermoni degli altri. A, li critico. B, beneficio del sermone degli altri. Disfrutto o critico los sermones de otros? A, los critico. B, los disfruto. Stavo domando per le spose del pastore. Stavo attaccando la sposa del pastore qui. Stavo attaccando la moglie del pastore. È per i pastori anche? Sì. 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 L'assemblea dei pastori siamo tutti casati. Avete capito la domanda? Quando ho ascoltato una predicazione o un seminario, ricevete beneficio e basta, o avete una critica da fare? Se avete la criticate, o critica può essere una critica, è A, se è beneficio è B. Sì. Esa era la 6. Tiene que tener 6 letras en el papel. Dovete avere 6 lettere nel foglio, eh? In totale delle risposte. No, 6, 10. Ah, ahorita 6. Sì, perché vamos en 6 preguntas. Quante lettere avete risposto nella lettera? Okay. Entre A e B suman 6 hasta ahora. 6. Ok, 7. I cristiani sorridenti e felici mi danno fastidio oppure mi fanno piacere? A, mi danno fastidio. B, mi fanno piacere. Solo vedere la cara a alguien quando revisa Facebook. La hermana che viene in spagnolo? Sì, però traduce. Allora, fate un'analisi quando vedete qualcuno in Facebook. Perché la pregunta è: me molestan o agradan los cristianos sonrientes y felices? La opción A, si me molesta. La opción B, si me agrada. Y dije lo de Facebook. Ho detto quello di Facebook. Todos sonríen para Facebook. Perché tutti sorridono in Facebook. Pero ese no es el problema. Ma non è il problema questo. El problema es cómo lo tomo yo cuando veo esa foto. Il problema è come la ricevo io quando vedo questa foto. Cómo me siento al respecto de la felicidad de otros. Come mi sento, com'è il mio sentimento vedere la felicità di altri? Me molesta? A. Lo disfruto? Mi agrada? B. Trovo piacere? B. Mi dà fastidio? A. A. Mi dà fastidio? B. Mi fa piacere? La 6. Disfruto o critico los sermones de otro? A. Sì, la 7 è quella del cosa provo quando vedo altri che sono felici, e A, mi dà fastidio, B, mi fa piacere. Vamos alla 8? Andiamo alla 8? Sì. Da quanto tempo il Signore non mi muove? Da molto tempo? A, da poco tempo? B, non mi muove? Sì, non mi muove. Quanto hace che il Signore non mi muove? Hace mucho, okay. Hace poco. Mueve,
Esta pregunta no la escribí yo. Questa domanda non l'ho scritto io, però la interpreto. Pero en español, que algo me mueva. Qualcosa che mi muove, muove in spagnolo. Es algo que me transforma. Qualcosa che mi cambia, mi trasforma. Que impacta mi vida. Che impatta la mia vita, mi trasforma, un cambiamento. Que Dios nos mueva en este seminario. Che Dio ci muova in questo seminario. Que me mueva de mi lugar, de mi posición. Cambia la mia posizione. Sí. Que obre en mi vida. Che operi nella mia vita. Allora A, da molto tempo, che non succede. B, da poco tempo. Sería casi lo mismo. Sarebbe quasi lo stesso. Que preguntar cuánto hace que el Señor no te toca. È la stessa cosa dire che il Signore non ti tocca. A, hace mucho tiempo. A, molto tempo fa. B, hace poco tiempo. B, poco tempo, da poco tempo. La numero 9. Sono compromesso oppure sono isolato dal corpo di Cristo? A, sono isolato. B, sono compromesso. Permanesco comprometido o aislado del cuerpo de Cristo? Sono partecipe nel corpo di Cristo o sono isolato dal corpo di Cristo? A, aislado. A, isolato. B, estoy comprometido. B, sono compromesso. Facciamo la 10? Ok. Faccio le cose a modo mio oppure alla maniera di Cristo? A, a modo mio. B, alla maniera di Cristo. Hago las cosas a mi manera, con my way, o alla maniera di Cristo? Faccio le cose a maniera mia o di Cristo? A, a mi maniera. A mio modo, A. B, alla maniera di Cristo. B, al modo di Cristo. Parece facile da rispondere, però. Sembra facile da rispondere, ma se non è diverso, sono sincero. Quisiéramos varias letras, ¿verdad? Ci vorrebbero altre lettere. B, A, B, C, D. Pero solamente hemos puesto A o B. Però abbiamo deciso di mettere solamente A o B. Es un test radical. È un test radicale. Si ya todos tienen sus 10 letras. Se tutti quanti voi avete le 10 lettere. Ahora cada uno sume cuántas A y cuántas B. Ora fate il calcolo di quante A e di quante B. No le tiene que decir a nadie. Non lo devi dire a nessuno. No me lo diga a mí. Non lo dire a me. Solamente voy a decir algunas cosas. Io solamente vi dirò alcune cose. Para que usted sepa cómo está su pasión espiritual. Affinché tu sappia come è la tua passione. Por spirituale. Ejemplo, si tiene de 8 a 10 letras A. Se tu hai da 8 a 10 lettere A, usted está totalmente desapasionado y desenfocado. Tu sei totalmente senza passione e senza focalizzazione. De 8 a 10 A, desenfocado total. Completamente fuori focalizzazione. De 4 a 7 A. Da 4 a 7 A. Usted está en decadencia. Sei in decadimento. De 1 a 3 A. Da 1 a 3 A. Hay alarma de peligro. Campanello di allarme di pericolo. O podemos medirlo con la letra B. Oppure lo possiamo misurare con la lettera B. Si usted tiene de 8 a 10 letras B. Se tu hai da 8 a 10 lettere B. Usted es un apasionado total. Tu sei totalmente appassionato. Si usted tiene de 4 a 7 B. Se tu hai da 4 a 7 B. Repito, está en decadencia. Sei in decadimento. Y si usted solo tiene de 1 a 3 B. Se tu hai da 1 a 3 B. Hay alarma de peligro. C'è allarme di pericolo. Amen, hermanos. Amen. Hacemos este test dentro de un año a ver cómo nos va. Facciamo questo test tra un anno e vediamo se c'è stata una differenza. Se necesita, ¿verdad? C'è bisogno, vero? La
así como nos tomamos la presión sanguínea, ¿no? Così come ci misuriamo la pressione sanguínea, nos medimos el colesterol, o il colesterolo. Estos exámenes son muy buenos para nuestra salud espiritual. Questi esami sono molto buoni per la nostra salute spirituale. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. No es fácil. Non è facile, pero es muy necesario. Ma è molto necessario. Seguimos adelante nel nome di Gesù. Andiamo avanti nel nome di Gesù. Les prometo que no va a haber otro test como ese. Vi prometto che non ci saranno più test come questi. Vamos a hablar un momento de los tiempos difíciles. Parleremo in questo momento un pochettino dei tempi difficili. Porque aún los líderes pasamos por ellos. Perché anche noi leader passiamo per questi tempi. Los líderes pasamos por tiempos de hambre. Passiamo dei periodi di fame spirituale. Y a veces también por tiempos de inapetencia espiritual. E a volte anche mancanza di appetito spirituale. Y estos últimos tiempos. E in questi ultimi tempi. Los de inapetencia. Questo di mancanza di appetito. Son tiempos en donde nuestra pasión por Dios se extingue casi totalmente. È il periodo dove la passione per Dio si estingue, finisce totalmente. O tiempos de piloto automático. O il tempo del pilota automatico. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Quanti sapete di quello che stiamo parlando? Predicamos el domingo. Predichiamo la domenica. Con il pilota automatico. Con il pilota automatico. Oramos por los enfermos en el altar. Preghiamo per gli ammalati nell'altare. Pero no está pasando nada acá dentro. Però dentro di noi non sta succedendo niente. Estamos en piloto automático. Siamo nel pilota automatico. Son tiempos de inapetencia espiritual. Sono tempi di inappetenza spirituale. En donde el avivamiento se vuelve un recuerdo nada más. Dove il risveglio si trasforma in un ricordo soltanto. Pero de repente comienza a haber hambre otra vez en nosotros. Però nella nostra vita comincia all'improvviso ad avere fame un'altra volta. Y precisamente así es como comienza todo avivamiento. È così come cominciano tutti i risvegli. Cuando un líder se levanta de nuevo apasionado por Dios. Quando un leader si risveglia, si rialza di nuovo appassionato per Dio. Y es el grado de pasión del líder. È il grado della passione del leader. È il grado della passione della congregazione. È il grado della passione della congregazione. Se vuoi conoscere la temperatura della passione della congregazione. Se tu vuoi conoscere la temperatura della passione della congregazione. Devi mettere il termometro alla bocca del leader. Devi mettere il termometro alla bocca del leader. Así como a los niños, ¿verdad? Come ai bambini, vero? Sì. Tomarle la temperatura al leader. Prendere la temperatura al leader. Porque la pasión del líder se irradia al pueblo. La passione del leader si trasmette al popolo. Amén. El líder debe de tener este conocimiento. Il leader deve avere questa conoscenza. Van a haber días de desierto espiritual. Ci sono dei giorni di deserto spirituale. Días de cueva de depresión. Ci sono dei giorni di caverne di depressione. O sea, etapas de enfriamiento espiritual. Tappe di raffreddamento spirituale. Yo sé que eso no es lo ideal. Io so che questo non è la condizione ideale. Pero es la realidad de todos nosotros. Ma è la realtà di ognuno di noi. A veces son asuntos espirituales. Molte volte sono situazioni spirituali. A veces son asuntos más bien emocionales. Molte volte sono situazioni emotive. Incluso pueden ser asuntos físicos. Molte volte possono essere anche delle situazioni fisiche. Un descenso hormonal. Una disfunzione ormonale. Una disfunzione chimica, metabolica. Una disfunzione metabolica o chimica. No es casualidad que cuando Dios fue a la cueva donde Elías. Non è un caso quando il Signore è stato nella caverna dove era Elia. Quisiera que Elías comiera cierto alimento. E gli disse che doveva mangiare alcuni alimenti. Antes de entregarle una nueva misión que cumplir. Prima di dargli una nuova missione da compiere. Esto es muy importante, hermano. Questo è molto importante, fratello. Nosotros debemos aprender a pasar por el desierto. Noi dobbiamo imparare a passare per il deserto. No entregarnos a la desesperación. Non ci dobbiamo lasciare alla disperazione. No crear culpabilidad. Non tirarci addosso colpa. Sino aprender a reaccionar en esas épocas. Ma dobbiamo imparare ad agire in queste situazioni. Vamos adelante, Esteban. Possiamo. Hay una pregunta y es, no sé si la pueden leer en italiano allí. ¿Son sus expectativas reales respecto de su relación con Dios? La vamos a oír en italiano. Número 2. Aquí. ¿Le tue aspettative riguardano la tua relazione con Dio? ¿Sono reali? È una buona pregunta. Le tue aspettative riguardo la tua relazione con Dio sono reali?
Porque saben, hermanos, algunos líderes. Sapete, fratelli, che alcuni leader creen que siempre tienen que estar arriba espiritualmente. Pensano che devono stare sempre ogni tempo in alto spiritualmente. Que siempre deben sonreír y ser felices. Che sempre devono avere il sorriso ed essere felici. Que si se sonríen todo el tiempo se van a ver más espirituales. Perché se sorridono tutto il tempo le persone lo giudicheranno più spirituale. ¿A cuántos de ustedes les han dolido las mejillas después de un domingo? Quanti di voi gli è fatto male le guance o le mandibole perché stavate ridendo tutto il giorno, la domenica? Wow. La pregunta è perché, hermanos? Perché, fratelli? Me decía el obispo Maffei. Mi stava dicendo il vescovo Maffei. L'anno passato, aquel campamento retiro familiare che estuvimos. Che nel raduno familiare che siamo stati. Che il pastore realmente nunca sta del tutto. Che il pastore realmente non sta sempre felice. E queste parole che il vescovo ha detto hanno colpito la mia vita. Perché descubrì lo certo che erano sue parole. E perché io ho scoperto la realtà di queste parole. Sempre hai una sedia vacia il domingo. Sempre c'è una sedia vuota la domenica. Sempre hai un hermano che non se ve bene. Sempre c'è un fratello che ha qualcosa che non va. Y eso de alguna manera trabaja también en nuestro ánimo, en nuestras emociones. E questo in un modo o in un altro sempre lavora nell'animo del pastore. Y a veces la crisis se presenta en la iglesia. E molte volte arriva una crisi nella chiesa. Por lo tanto, el estar siempre arriba es imposible. Per questo, fratelli, la condizione di stare sempre sopra in alto è impossibile. Es una falsa expectativa. È una falsa aspettativa. Porque uno nunca puede vivir todo el tiempo en la cima. Perché uno non può stare sempre in cima. Las montañas tienen cimas. Le montagne hanno cima, è vero. Pero también tienen valles. Ma hanno anche delle valli. Y eso es lo que el Salmo 23 nos decía. E questo che il Salmo 23 ci stava insegnando oggi. Muchas veces toca atravesar el valle. Molte volte dobbiamo passare per la valle. Pero lo interesante es que Dios mismo nos mete en el valle. Ma però la cosa buona, interessante, è che Dio stesso ci mette nella valle. Él está también ahí en el valle. E lui è lì con noi. Y en algún momento de nuestra vida nos toca estar ahí. E in alcuni momenti della nostra vita dovremo stare lì. Entonces, hermanos. Fratelli, allora. Tenemos que aprender que muchas veces los líderes se enferman, sufren, lloran. Molte volte i leader si ammalano, soffrono, piangono, si deprimono, quando dicono amen, se enojano, si arrabbiano, vamos a cambiar, nos enojamos, ci arrabbiamo, no? Sí, nos decepcionamos, ci disperiamo, y muchas veces somos tentados. E molte volte siamo tentati. El más grande líder de todos. Il più grande leader di tutti. Dice la Biblia que fue tentado en todo. È stato tentato in tutto. Secondo la nostra semiglianza. Come non vamos a ser tentados nosotros? Come non faremo ad essere tentati noi? Il diavolo va a intentar de todo contra nosotros. Il diavolo farà il possibile per provarci contro di noi. Que hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Amen, dice che sarà colpito il pastore e le pecore saranno disperse. Il matrimonio más atacado por el diablo en la congregación es el del pastor y de su esposa. Il matrimonio più attaccato della comunità è quello del pastore e sua moglie. Esto es algo que nosotros tenemos que poner dentro de nuestras expectativas. Questo no è qualcosa che dobbiamo mettere nelle nostre aspettative. Y aprender a hacerle frente a esa situación. E imparare ad affrontare queste situazioni. No esconderlas. Non nasconderle. No negarlas. Non negarle. Confrontarlas en el nombre. Affrontarle in nome di Gesù. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quanti possono dire amén? Y debemos comprender precisamente todas estas cosas del trabajo ministerial. Dobbiamo imparare e apprendere tutte queste cose del lavoro ministeriale. Porque a veces nos volvemos un poco fanáticos del ministerio. Molte volte diventiamo un pochettino fanatici del ministero. Praticamente queremos vivir 7 días con la corbata puesta. ¿Verdad? Vogliamo vivere 7 giorni con la cravatta messa al collo. Creemos que toda nuestra vida gira en torno al ministerio, a la obra de Dios. Pensiamo che tutta la nostra vita giri intorno al ministero, all'opera di Dio. Pero se nos olvida la familia. Ma ci dimentichiamo della famiglia. Que la familia también hace parte de la obra. La famiglia fa parte dell'opera. Y que debemos proveer para ellos. E dobbiamo provvedere per la nostra famiglia. Allo, paz de Cristo. Pace di Cristo. Que el pastor también es pastor de su casa. Il pastore è pastore della sua casa anche. Su deber de proveer a su familia. E anche il dovere di provvedere alla sua famiglia. No termina con traer el alimento. Non termina solamente portando gli alimenti. Si es un líder de la iglesia. È un leader della chiesa. También tiene su deber de traer a la casa un modelo de vida. E deve portare anche alla casa la sua responsabilità di portare un modello di vita. Sí, que la familia necesita recreación, por ejemplo. La famiglia ha bisogno di svago.
voy a hacer una pausa para la lectura. Para una pausa de la lectura. Porque le he hecho a mis hijos esta pregunta. Io ho fatto questa domanda a miei figli. Mijo, ¿qué prefieres tú? ¿Un viaje de paseo? Cosa preferisci, figlio mio? Un viaggio turistico? Ir a un McDonald's? Andare a un McDonald's? Ir a un parque de diversiones? Andare a un parco giochi? O jugar en la alfombra de casa una hora con papà? Oppure stare lì nel tappeto di casa e giocare un'ora con papà. A mis hijos les gusta mucho jugar, que luchan conmigo. Ah, e gli piace molto fare la lotta con me. Y ya no puedo con ellos hace rato. E non ce la faccio più con loro tra poco. Cada vez que les he hecho esa pregunta. Tutte le volte che gli ho fatto questa domanda. Invariablemente han puesto la letra B. E senza sbagliare l'ho messo sempre la lettera B. Prefiero pasar jugando una hora contigo. Voglio passare del tempo un'ora giocando con te. Me divierto más que en la montaña rusa. Io mi diverto più con delle montagne russe. Prefiero tiempo contigo. Voglio papà un tempo con te. Ahí está mi hijo que no me deja mentir. E lì c'è mio figlio e lui può dire se sto mentendo. Es lo que ellos necesitan. È quello che loro hanno bisogno. Hay muchos líderes presentes en la iglesia. Ci sono molti leader che sono presenti nella chiesa, pero ausentes de su casa. Ma assenti nella propria casa. Aunque no digan amén. Anche se non dicono amén. El propio David lo fue. David è stato. David fue luz para Israel. È stato luce per Israele. Pero oscuridad para su casa. Ma oscurità per la sua casa. Su familia prácticamente se perdió totalmente. E la sua famiglia completamente si perse. Ustedes conocen la historia. Voi conoscete la storia. Entonces este tipo de líderes, questo tipo di leader, oran cuando deben descansar, pregano quando devono riposare, estudian cuando sus hijos y su esposa necesitan pasar tiempo con ellos, studiano quando la moglie e i figli hanno bisogno del suo tempo, y es porque se han convencido que una buena relación con Dios, perché si sono convinti che una buona relazione con Dio, es pasando mucho tiempo en la oficina o en la iglesia, è passare molto tempo nell'ufficio o nella chiesa. No necesariamente es así, non è così necessariamente. A veces tenemos un concepto equivocado de lo que es ministerio. A volte abbiamo un concetto sbagliato di quello che è ministerio. Si nosotros no tenemos expectativas reales en cuanto a eso. Se noi non abbiamo un'aspettativa reale rispetto a queste cose. Nosotros nunca vamos a lograr nuestras metas. Noi non riusciremo mai a raggiungere le nostre mete. Nuestro ministerio va a ser como un auto muy poderoso sin gasolina. Il nostro ministero sarà come un'auto molto potente senza benzina. Cioè, non vamos a llegare a ningún lugar. Non andremo da nessuna parte. El líder tiene que primero mantener expectativas correctas en su relación con Dios. Il leader deve mantenere le sue relazioni e aspettative con Dio. Expectativa correcta corrette con la sua relazione con Dio. Y esto comienza con una sencilla cosa. Questo inizia con una semplice cosa. Y se llama confesión. Confessione. La necesidad más grande en nuestra oración es la de la confesión. Il bisogno più grande della nostra preghiera è la confessione. Cada vez que la pasión empieza a irse. Ogni volta che la passione se ne va. Es tiempo de abrir nuestro corazón delante de Dios. È tempo di aprire il nostro cuore davanti a Dio. Es tiempo de examinarnos delante de él. È tempo di esaminarci davanti a lui. Porque es muy posible. È probabile, muy probable, molto probabile, que haya un pecado que es oculto a nuestros ojos. C'è un peccato che forse è occulto ai nostri occhi. Que está apagando nuestra pasión. Che sta spegnendo la nostra passione. Esa no fue acaso la oración que hizo David? Questa non è stato un caso la preghiera che ha fatto Davide. David le pidió a Dios, muéstrame los errores que me son ocultos. E disse, Signore mostrami gli errori che sono ai miei occhi occulti. Porque seguramente él sentía que su pasión se estaba apagando. Probabilmente lui stava vedendo che la sua passione si stava spegnendo. Ahora sabemos que así fue realmente. E poi noi sappiamo che è stato così realmente. Porque luego David iba a caer en la tentación. Perché poi Davide stava cadendo nella tentazione. El pecado nos separa de Dios. Il peccato ci separa da Dio. Ya hemos dicho que separados de él nada podemos hacer. E abbiamo detto stamattina che separati da lui non possiamo fare niente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos possono dire amén? Es posible tener dañada la relación con Dios. È possibile avere la relazione rovinata con Dio y no saberlo. E non saperlo. Qué tremendo. È tremendo questo, fratelli. Podemos estar mal con Dios y no saberlo. Non possiamo stare in una buona condizione con Dio senza saperlo. Puede ser por una desobediencia continua. Può essere per una disobbedienza continua. Porque los oídos se le han engrosado a alguien.
Perché a qualcuno forse gli sono ingrossati le orecchie, non sentono. La coscienza sta cauterizzata. La coscienza non recepisce. O il corazon si è llenato di soberbia. O il cuore si è riempito di superbia. Saben che la soberbia nos impide aprender. La superbia ci ostacola da imparare. Con tutto rispetto lo voglio dire. Con tutto rispetto lo dirò. Potremmo stare lì tomando notas. Possiamo stare lì prendendo degli appunti. Il nostro cuore dicendo questo io già lo so. Però il nostro cuore dice io questo già lo so. Io speravo algo más de esta enseñanza. Io aspettavo qualcosa di più da questo insegnamento. Quando cominciamo a pensare così. Quando noi cominciamo a pensare in questo modo. Quando con nostra attitudine pare che già sappiamo tutto. Con la nostra attitudine diciamo che già sappiamo tutto. E che altre persone non possono insegnarci nulla. E che abbiamo l'attitudine che nessuno mi può insegnare niente. È tempo di regresare alla presenza di Dio. È tempo di tornare alla presenza di Dio. Perché i bambini possono apprendere tan rapido? Perché i bambini riescono ad imparare così velocemente? Perché un niño de 8 anni come mio hijo pequeño? Perché un bambino come mio figlio di 8 anni in pochito mese già può stare parlando un idioma nuovo con tanta facilità? Può parlare già una lingua nuova con tanta facilità. Non è perché tenga más inteligencia que nosotros. Non è perché ha più intelligenza di noi. Simplemente tiene menos orgullo que nosotros. Semplicemente perché ha meno orgoglio di noi. Y yo no ignoro lo del envejecimiento neuronal y todos esos asuntos. E io non voglio ignorare tutto quanto l'invecchiamento del neurone e tutto questo. Pica la garganta, no? La età e tutto. La età è tutto questo. Però también è cierto che nos vamos volviendo más duros, más resistentes. Ma la verità è che ogni tempo che passa diventeremo più duri. Alguien diga, Señor, dame un espíritu enseñable. Signore, dammi uno spirito che può essere un corazón sencillo. Un cuore semplice. Alleluia. Che se deje guiar. Che si possa modellare e guidare. Che se deje insegnare. Insegnare. Alleluia. Quita, Señor, esa coscienza indomabile che a volte tenemos. Togli da noi, da me, Signore, questa coscienza indomabile. Come la tuvo Saul. Come l'ha avuto Saul. Che sempre che era confrontato. Che sempre che aveva un confronto. Trattava di giustificare il suo peccato. E cercava di giustificare il suo peccato. Sin embargo, lo contrario è lo che il Signore quiere. Ma invece quello che il Signore vuole è il contrario. Il Signore quiere che confessiamo il nostro peccato para che possiamo ricevere perdono. Y reavivemos nuestra pasión. El Signore vuole che noi confessiamo i nostri peccati affinché possiamo rivivere questa passione. ¿Estamos bien, hermanos? Siamo bene, fratelli? Yo soy bueno para hacer dormir a los hermanos en la tarde. Io sono bravo per far addormentare i fratelli. Puede ponerse de pie. Volete mettervi in piedi un pochettino? Alleluia. Fate un salto. Alleluia. Salto. Respire. Respira. Porque ahora nos vamos a meter un poquito más adentro de este asunto. Perché fratello, ora entriamo un pochino più in profondità di questo argomento. Alleluia. Un pochino di acqua. Gracias, hermanos. Amén. Tome su lugar. Hay algunas prácticas que apagan nuestra sensibilidad espiritual. Ci sono delle pratiche che spengono la nostra passione spirituale. Cosas que pueden estorbar nuestro andar espiritual. Che possono disturbare la nostra sensibilità spirituale. Se pudieran definir como cargas o pesos. Si possono definire come dei pesi o dei pesi. Que no nos detienen en el camino. Che non ci fermano nel cammino. Pero enlentecen nuestro camino. Però rallentano. En el almuerzo hablábamos de lo lento que hemos avanzado en Europa. Stavo parlando che nel pranzo prima dell'Europa come lentamente sta crescendo. Que otras organizaciones cristianas han hecho mucho más que la Asamblea Apostólica. Che stavo parlando che altre organizzazioni hanno fatto molto di più che l'Assemblea Apostolica. Quizá el problema ha sido que tenemos mucho peso. E forse il problema è che abbiamo molti pesi. O estamos haciendo tantas cosas. Oppure stiamo facendo tante cose. Y lo más importante no lo estamos haciendo. E la cosa più importante non la stiamo facendo. Me explico, hermanos. Mi spiego, fratelli. Enfocarnos en la gran comisión. Focalizzarsi nella grande commissione. Hacemos muchas actividades, pero no nos enfocamos en lo más importante. Facciamo molte attività, ma non ci focalizziamo sulla cosa importante. Yo estoy con la asamblea 100%. Io sono con l'assemblea al 100%. Pero si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Ma se non lo diciamo noi, chi lo deve dire? Che istituzionalmente y personalmente, e personalmente quizá nos haga falta obedecer Hebreos 12:1. Forse ci manca despojémonos de todo di peso. Ascoltare Ebrei 12:1 che dice y del pecado.
togliendo ogni peso, y corramos con paciencia en la carrera. E corriamo con pazienza verso la meta. A lo mejor solo la estamos caminando, no la estamos corriendo. Forse stiamo camminando, non stiamo correndo. Y otros van adelante de nosotros. E qualcuno sta correndo più avanti di noi. O sea que hay otras cosas que están puestas por encima de lo más importante. Forse c'è qualcosa che è messo sopra le cose più importanti. Y lo más importante de nuestra vida debe de ser la voluntad de Dios. La cosa più importante della nostra vita deve essere la volontà di Dio. Es que obedezcamos la voluntad. La priorità è che dobbiamo obbedire alla volontà di Dio. Si hay algo que nos está estorbando de hacer eso. Se c'è qualcosa che ci sta disturbando a fare questo, lo tenemos que eliminar. Lo dobbiamo togliere. Despojarnos de ese peso. Spogliarci, toglierlo, levarlo. Porque eso está apagando nuestra pasión espiritual. Questo sta spegnendo la nostra passione spirituale. Y quiero compartirles algunas de ellas. E voglio compartire e voglio condividere con voi alcuni di questi pesi. Tensiones. La tensione. Cuando andamos en tensión. Quando noi stiamo in tensione. Siempre que alguien está tenso. Le persone che sono tese. Que está como esa cuerda de la guitarra que va a reventar. Come questa corda da chitarra che da un momento all'altro si spezza. Che per tutto esplota. Che si strappa. Allá in Portogallo, qui no. Lì in Portogallo, qui no. Algo non sta bene. Qualcosa c'è che non va. La gente si empieza a alejar de nosotros. La gente si comincia a allontanare da noi. A nadie le gusta convivir con un histérico. A nessuno gli piace convivere con un isterico. Con alguien que siempre está preocupado por todo. A una persona che si preoccupa di tutto. Quanto dicen amén, hermano? Amén. Tensione. Tensione. Otro asunto, el tiempo. Un altro discorso è il tempo. El tiempo. Cuando le dedicamos o le damos la prioridad a muchas cosas que son urgentes. Quando noi diamo le priorità a tante cose che sono urgenti. Nos pasamos corriendo de aquí para allá. Corriamo da una parte all'altra. Pero no le estamos dedicando tiempo a nuestra relación con Dios. Ma non stiamo dedicando il tempo alla nostra relazione con Dio. Por eso nuestra pasión empieza a apagarse. Per questa nostra passione si comincia a spegnere. Y quedamos desenfocados. E restiamo fuori da, non siamo più focalizzati. Nuestra vida empieza a perder sentido. La nostra vita comincia a perdere senso. Hay un asunto que en Occidente es una epidemia. C'è un'epidemia che qui in Occidente. Y es la carrera por las cosas materiales. È la corsa per le cose materiali. El Señor predicó mucho en contra acerca de la carrera detrás de las posesiones. Il Signore predicò molto su questo tema contro correre dietro alle cose materiali. Tanto es así que él no tuvo posesiones. Al punto che lui non ebbe beni materiali. Quanti credono che Gesù non tuvo possessioni? Quanti credono che Gesù non ebbe beni materiali? Non tuvo dove recostare su cabeza. Dice che non aveva dove appoggiare la sua testa. Però fu libre de muchas preocupaciones. Però lui è stato libero da molte preoccupazioni. Non andava preoccupato per los pagos de la casa. Non andava preoccupato per pagare il mutuo della casa. Ni dell'auto. Né dell'auto. Ni del seguro medico. Né dell'assicurazione medica. Necesitamos esas cosas hoy día. Oggi abbiamo bisogno di queste cose. Sí, las necesitamos. Sí, certo. Pero cómo está nuestro corazón respecto a eso. Ma come sta il nostro cuore rispetto a queste cose? Porque a veces nuestro corazón está centrado en las añadiduras. Perché molte volte il nostro cuore sta concentrato nei bisogni. Y no en el reino de Dios y su justicia. Ma non nel regno di Dio e su giustizia. Usted sabe lo que significa el reino de Dios y su justicia? Sapete cosa significa il regno di Dio e la sua giustizia? El reino de Dios, la venida del Señor, la presencia del Señor. Il regno di Dio è la venuta del Signore, la presenza di Dio. Y su justicia es que las almas se salven. E la sua giustizia è che le anime si salvino. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay gozo por ver que las almas se están salvando? Ci gioiamo quando vediamo le anime che si salvano? O perché il televisore che compré è il doppio di grande che l'anteriore? A me non sono contento perché la dimensione della televisione è il doppio di quella che avevo prima. Per ver mejor el partido de la Juventus. ¿Verdad? Per vedere meglio la partita della Juventus. Del Real Madrid. Del Real Madrid. El Señor nos ayude, hermanos. Il Signore ci aiuti, fratelli. Già non mi vanno a volver a invitare. Non mi inviterete più. La cuestión no es si tenemos posesiones. Il punto non è se abbiamo dei beni. Dio non sta in contra de que las tengamos. Non è Dio non è contrario che ce l'abbiamo. Pensa che sto predicando contro eso. Non pensate che io sto predicando contro avere dei beni. La cuestión es que aprendamos a usar todo eso para la gloria de Dios. Ma la questione è che noi impariamo ad utilizzare tutto quello che abbiamo per la gloria di Dio. La cuestión es que todo eso no nos aleje de Dios.
La cuestión es que todo esto no nos allontani da Dio. Que como líderes nosotros podamos transmitir eso a los demás. Que como líderes nosotros podamos transmitir esto a los otros. Que nuestro corazón no va detrás de todas esas cosas. Que nuestro corazón no va detrás de todas estas cosas. Yo tuve un obispo en Uruguay. Yo he avuto un vescovo en Uruguay. Me dio muchos consejos muy buenos. Que me ha dado molti consigli buoni. Pero hubo uno que nunca se me ha olvidado. Ma mi ha dato un consiglio che mai ho dimenticato. Él me hablaba así, me ponía una mano sobre el hombro. E lui mi metteva la mano sulla spalla. Y me decía, ¿quieres que te vaya bien? Tu vuoi che le cose ti vadano bene? Siempre haz primero lo que le enseñas a los demás a hacer. Dice, fai sempre quello che tu insegni agli altri che devono fare. Nunca le digas a otro que haga algo que tú no has hecho. Non dire mai qualcosa a qualcuno che tu non stai facendo. Non le digas tienes que ayunar y tú no ayunas. Non le dire a qualcuno di digiunare, tu non lo fai. Tienes que buscar más de Dios y tú cada vez lo buscas menos. Non è dire a un altro cercare più di Dio, tu non lo fai. Porque vas a fracasar. Perché tu fallirai. Y eso es lo que el legalismo hace. E questo è quello che il legalismo los fa. Los fariseos le ponían una carga a la gente. I farisei mettevano un peso alle persone. Que ellos ni con un dedo la tocaban, che loro non lo facevano nemmeno con un dito. Y muchas veces caemos en eso. E molte volte noi cadiamo in questo. Necesitamos cambiar, hermanos. Dobbiamo cambiare, fratelli. No tratar de quedar bien con la gente. Non trattiamo di fare una bella apparenza con le persone. Quello che chiamò Paolo servir al ojo umano. E quello che disse Paolo, non cercate di apparire agli occhi umani. Nosotros le servimos al Señor Jesucristo. Noi serviamo al Signore Gesù Cristo. All'unico che queremos impressionare è a Lui. All'unico che vogliamo impressionare è Cristo. All'unico che queremos agradar es a Él. L'unico che vogliamo gradire è Lui. Y a Él nunca lo vamos a poder engañar. E Lui non lo potremo ingannare. Con toda claridad. No podemos distinguir con chiarezza. Cuando un corazón está realmente apasionado. Cuando un cuore è veramente appassionato a no lui. No solamente acá arriba de la plataforma. No solamente qui sulla piattaforma. No voy a volver a subir ahí. Non salirò più qui sopra. Sino allá también en la cámara secreta nel cuore. Ma anche lì nella camera segreta. Se tu sei appassionato a Cristo. Alleluia. Esa es una pregunta para el test del año que viene. Questa è una domanda per il test del prossimo anno. Hablas en lenguas en la casa igual que lo haces en el culto. Parli in lingue nello stesso modo a casa che parli al culto? A o B. A o B. El Señor nos ayude, hermanos. Il Signore ci aiuti, fratelli. Gloria al Señor. Fíjense, si no, la historia de Pablo y Silas ahí en la cárcel. La storia di Paolo e Sila nella carcere. Estaban alabando a Dios a la mezzanotte. Glorificavano a Dio a mezzanotte. Quizá ni esperaban ser libertados. Nemmeno aspettavano di essere liberati. Ellos alababan a Dios simplemente porque tenían una pasión en su interior. Loro glorificavano Dio perché avevano una passione dentro di loro. Yo creo que esperaban ser decapitados. Loro stavano aspettando solamente di essere decapitati il giorno dopo. Pero para ellos era un honor morir por la causa de Cristo. Ma il loro desiderio era un onore morire per la causa di Cristo. Eso fue lo que Pablo escribió después. Questo è quello che Paolo scrisse dopo. Para él fue un privilegio haber sido un mártir. Per lui è stato un privilegio essere un martire. Eso es lo que produce la pasión en questo è quello che produce la passione. Quanto quieren esa pasión en su vida? Quando credono, chiedono, vogliono quanto questa la passione. Necesitan en este día? Quanto hanno bisogno di questa passione? Quanto quieren congregaciones apasionadas por Dios? Quanti vogliono comunità appassionate per Cristo? Les voy a entregar algunas disciplinas para esto. Io vi lascerò alcune discipline per questo. Son disciplinas saludables para nuestro crecimiento. Sono delle discipline che portano salute alla nostra crescita. Por ejemplo, estar a sola con Dios. Per esempio, stare in solitudine con Porque Dio. Quando hemos aprendido a estar a solas con Dios. Perché quando impariamo a stare soli con Dio, podemos estar también con la gente. Possiamo stare facilmente con la gente. Podemos dirigirla. Possiamo dirigerla. Algo también muy importante es rendir cuentas. Una delle cose importanti è dare conto. Ser transparentes con los demás. Dobbiamo essere trasparenti con i nostri superiori. E essere dare conto ai nostri superiori o ai subalterni. O sea, no somos entes autonomos. Non siamo un ente autonomo. Siamo parte del corpo. Siamo tutti un parte del corpo. No dice aquí, pero dice la Biblia que debemos someternos unos a otros. No lo dice aquí, pero la Biblia dice sottomettetevi uno agli altri. Esto es tan importante para desarrollar pasión, hermano. Questo è un elemento importante per sviluppare la passione. También es muy importante medir nuestro crecimiento. Una cosa importante è anche misurare la nostra crescita. Se tu tuviste ahí seis letras A en tu test. Se tu nel tuo test hai avuto sei lettere A. Se trata de que el año que viene en lugar de seis tengas cuatro.
E il prossimo anno sarebbe buono averne 4. Y el otro año tengas 2. E l'altro anno averne 2. Y antes que Cristo venga, si es posible, no tengas ni una A y pura B. Amén. Prima que venga Cristo, se es posible, avere nessuna A. La senda del justo debe ser como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Porque la esperanza del justo debe ser siempre como la luz de la aurora que va en aumento. Es el lema de las hermanas Dorcas: estar firmes, creciendo en la obra del Señor. Amén. El tema de las Dorcas es estar firme. Aspettando crescendo en la obra del Señor. Crescendo nell'opera del Signore. Nunca retrocediendo. ¿Cuántos dicen amén? Non retrocedere. Amén. También aplicare l'apprendizaje a nuestra vida diaria. Applicare ciò che viene appreso alla vita quotidiana. Dejarse mentorizzare. Amén. Lasciare che qualcuno ci consigli. Varón, puede compartir para que no aburramos tanto nosotros dos nada más. Lo que le recomendé que haga para usted en su ministerio cuando veníamos para acá, disculpa obispo que le di consejo. Amén, el padre Pascal, poi sé que se acuerda de lo que le brevemente dice. Puoi dire quello che ti ho consigliato quando siamo venuti qui in auto? Sì, ha consigliato che bisogna prepararsi, equipaggiarsi, essere sa conoscere le cose prima di cominciare a lavorare per il Signore, sennò si possono avere possono fare errori, sbagli, quindi quando è preparato sa come deve agire, come deve prendere le situazioni. Le dije che escuchara che cosa tutti i mesi. Cos'è che devi ascoltare tutti i mesi? Ascoltare come sermoni, predicazioni per leader, che fanno bene, lezioni per leader, ascoltarli proprio nella radio, leggere tanti libri che parlano del leaderato. Amen. No necesita traducción, obispo, pudo agarrar el italiano usted. Le dije al hermano, mínimo un libro de liderazgo al mes tiene que leer. Gli ho consigliato, dovresti leggere almeno un libro della leadership al mese. Hay cientos de muy buenos libros cristianos. Ci sono tanti libri cristiani buoni. En inglés sobre todo. Soprattutto in inglese. Pero muchos están en español. Molti sono anche in spagnolo. Y quizás hay algunos en italiano. Muy pocos. Pero ustedes los pueden poner en la radio, en el auto, porque ahora hay audiolibros también. Ci sono libri audio. Y en esos viajes al trabajo. E quando vai al lavoro. 45 minutos de viaje, inviértalos escuchando algo que lo edifique. Investi questo tempo per andare al lavoro in qualcosa che ti edifica. Un libro de John Maxwell. Un libro di John Maxwell. L'altro día cambia y escucha algunos salmos de la Biblia. Un altro giorno cambia, ascolta dei salmi. L'altro día escucha proverbios. Un altro giorno ascolta proverbi. Ahí tenemos muchas Biblias en audio. Abbiamo molta Bibbia in audio ora. Y la lectura es indispensable. La lettura è indispensabile. Muchas cosas se necesitan para crecer. Abbiamo bisogno di molte cose per poter crescere. De hecho, así como la oración es una disciplina. Così come la preghiera è una disciplina. El ayuno es una disciplina. Il digiuno è una disciplina. El buscar asesoramiento es una disciplina espiritual. Cercare consigli è una disciplina spirituale. El propio Pablo fue a Jerusalén para tomar consejo. E Paolo è andato a Gerusalemme per ricevere consigli. En Hechos 15 se planteó el problema de qué hacer con los gentiles. Amen. Nel capitolo 15 sorse il problema: cosa facciamo con i gentili? E anche Paolo era muy grande en términos de conocimiento. E anche se Paolo era esperto nel termine della materia di conoscenza. Pero él fue a Jerusalén a sujetarse a las autoridades. Ma lui fu a Gerusalemme sottomettendosi alle autorità. Lo que ellas resolvieran, él iba a hacer. E quello che loro avrebbero risposto, lui avrebbe fatto. Eso significa dejarse dirigir por otros, asesorar. Questo significa lasciarsi guidare per altri. ¿Cuántos creen que todos los que estamos aquí necesitamos la mentoría, el consejo de alguien? Quanti pensano che tutti quanti che siamo qui abbiamo bisogno del consiglio? Amen. Degli altri. Esto es para desarrollar nuestro ministerio y nuestra pasión por questo serve per sviluppare la nostra passione, il nostro ministero, o para reenfocarnos en Dios, o per rifocalizzarci un'altra volta. Hay algunas acciones que han hecho que perdamos el enfoque. Ci sono situazioni che hanno contribuito a far perdere la focalizzazione. Pero hay otras acciones que nos pueden ayudar a recuperarlo. Ma ci sono delle azioni che ci aiutano a recuperarla. Por ejemplo, algo que hace que perdamos nuestro enfoque. Molte volte sono alcune cose che ci fanno perdere la focalizzazione. Es olvidar nuestro mejor tiempo con Dios. Uno di questi è dimenticare i miglior tempi passati con Dio. Yo tengo que preguntarme qué hacía cuando estaba más apasionado por Dios. E io mi devo chiedere
Cosa facevo quando stavo più appassionato per Dio? Dove stavo io? Quali erano le condizioni? Quali erano le mie condizioni in quel tempo? Che era lo che mi appassionava, mi entusiasmava a fare antes? Cos'è che mi appassionava a fare prima? Oggi les hablé de Éfeso. Oggi vi ho parlato di Efeso. Perché eso fue lo que Dios le dijo. Recuerda de dónde has caído. E le dice: ricorda da dove sei caduto. Y haz las primeras obras otra vez. E fai le prime opere un'altra volta. Lo peor que nos puede pasar es que nos olvidemos. La prima cosa che ci può succedere, ci dimentichiamo le cose che sono successe con il Signore. Si nosotros nos olvidamos de aquel tiempo en que estábamos conectados 100%. E se noi ci dimentichiamo i periodi che eravamo connessi con Dio 100%. Possiamo perdere totalmente la nostra relazione con Dio. Questo è lo che passa quando vimos che un gran leader cae in peccato e si perde. Questo è quando noi a volte ascoltiamo che un grande leader è caduto in peccato e si perde. La década de los 80 e de los 90 negli Stati Uniti quedó marcada por eso. A me, negli anni 80 e negli anni 90, gli Stati Uniti è stata marcata da questi avvenimenti. Grandi predicatori, incluso nel nome di Gesù Cristo. Grandi predicatori anche nel nome di Gesù. E pronto empezaron a salire nelle notizie. Cominciarono a uscire nelle notizie. Perché tenían doble vida. Perché avevano una doppia vita. Come arrivarono a eso? Come sucedió eso? Come arrivarono a quel punto? Simplemente perché se les olvidó lo que Dios había hecho en ellos. Semplicemente perché si dimenticarono quello che Dio fece nella loro vita. Cuando supimos lo del escándalo. Quando abbiamo saputo dello scandalo. En realidad hacía mucho tiempo que esa relación con Dios se había dañado. Amen. E realmente era già da molto tempo che la relazione con Dio si era rovinata. ¿Se acuerdan del muchacho al que se le cayó el hacha en el agua en el tiempo de Elías? Vi ricordate nel tempo di Elia quando quel giovane gli cadde l'ascia nell'acqua? ¿Se acuerdan que Elías ordenó que el hacha flotara otra vez? E vi ricordate quando Elia disse che doveva riemergere l'ascia un'altra volta? Pero lo primero que Elías hizo no fue hacer flotar el hacha. Ma la prima cosa che Elia fece non fece emergere l'ascia. Lo primero que hizo fue preguntarle al muchacho dónde se te cayó. E gli chiese al ragazzo dove, indicami dove è caduta. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, volver al mismo lugar donde el hacha se nos cayó. Questo abbiamo bisogno, dobbiamo tornare allo stesso luogo dove abbiamo perso, dove è caduta l'ascia. Y estando en ese lugar entonces retomarla otra vez. E tornando a questo luogo riprenderla. ¿Cómo era mi disciplina espiritual en ese tiempo? Com'è la mia disciplina spirituale in quel tempo? ¿Cómo era mi obediencia en ese tiempo? Com'è la mia obbedienza in quel tempo? Y si me doy cuenta de que me he alejado de ahí. E se mi rendo conto che mi sono allontanato, entonces necesito regresar a ese lugar donde lo perdí, allora, recuperarlo en el nombre de Jesús. Ho bisogno di ritornare lì, recuperarlo nel nome di Gesù. Alleluia. ¿Cuánto le dicen no a la rutina en esta tarde? Quanti vogliono dire no alla routine in questa sera? ¿Cuántos dispuestos a desconectar el piloto automático en esta tarde? Quanti sono disposti a staccare il pilota automatico? A dejar de fingir que todo está bien. A smettere di fingere che tutto va bene. Y a regresar al lugar donde la pasión se empezó a apagar. E tornare al luogo dove la passione è smesso. Si solamente estamos repitiendo cosas. Se lo solamente stiamo ripetendo cose. Los mismos sermones, los mismos textos. Sempre le stesse cose. Estamos en piloto automático. Siamo nel pilota automatico. Hemos caído en tradiciones, en legalismo. Siamo caduti nella routine. Y eso es lo que quita a Dios del cuadro. Questo è quello che toglie Dio dalla nostra vita, dal quadro. Hace tanto che mi salì dei los apuntes, ya te diste cuenta. Amen, è già un po' che sono salito fuori dalle appunti. Pero esto de Dios afuera de nuestro cuadro. Però questa parte Dio fuori dal quadro. È precisamente lo che differenzia la relación con Dios de la religión que en todas partes hay. È quello che differenzia tra la relazione con Dio e la religiosità. La diferencia entre la verdadera iglesia de Jesús. La differenza tra la vera chiesa di Gesù. Y todos los demás movimientos que hay en el mundo. E tutti gli altri movimenti che ci sono nel mondo. Y que en la iglesia de Jesús está Dios y en las otras no. Amen, che nella chiesa di Cristo c'è Gesù e nelle altre no. Pueden tener de todo, pero no tienen a Dios. Possono avere tutto, ma non hanno leader. Pueden tener dinero, pueden tener influencia. Possono avere influenza, soldi. Pueden tener oro debajo de sus edificios. Oro sotto gli edifici. Pero no tienen a Dios. Ma non c'hanno Dio. Pero si nosotros tenemos a Dios. Ma se noi abbiamo Dio. Entonces vamos a tener una pasión espiritual. E noi avremo una passione spirituale. Vamos a poder deshacernos de la rutina, hermanos. Possiamo uscire fuori dalla routine. Necesitamos palabra de Dios fresca todos los días. Abbiamo bisogno della parola di Dio fresca tutti i giorni. Necesitamos una unción fresca del Señor todos los días. Abbiamo bisogno di Dio tutti i giorni. Una experiencia espiritual actual y no histórica. Una esperienza attuale, non storica. Quanti posso dire amen a questo? Quando si libera la ora della routine.
Quanti si vogliono liberare dalla routine religiosa? Entender qué es lo que estoy haciendo. Capire cosa sto facendo. ¿Por qué lo hago? Perché lo faccio? ¿Para qué lo hago? Per quale motivo? ¿Para quién lo hago? Per chi lo faccio? Si tengo que quebrar paradigmas. Se devo rompere dei paradigmi o romper con hábitos innecesarios, rutinarios, o togliere delle abitudini che non sono necessarie, voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Lo farò nel nome di Gesù. Voy a ir delante de Dios y me voy a desahogar. Voglio andare davanti a Dio e mi voglio sfogare. Y me voy a deshacer de todo eso. E voglio togliere tutto quanto questo. Un testimonio muy bonito, hermano. Una testimonianza molto bella, fratelli. Yo fui diácono iniciado ayudando a un ministro. Io sono stato un diacono iniziato aiutando un ministro. Que podía ser mi abuelo. Che poteva essere mio nonno. Pero de pronto el hermano se empezó a enfermar físicamente. E all'improvviso il fratello ha cominciato ad ammalarsi del suo fisico. La vista, el oído. La vista, l'udito. Contrajo diabetes. Ha contratto il diabete. Hipertensión arterial. Hipertensione arteriosa. Muchos problemas vinieron a su vida. Molti problemi sono arrivati alla sua vita. Él oraba por los enfermos y se sanaba. Lui pregava per gli ammalati guarivano. Pero Dios no lo sanaba a él. Ma Dio non guariva lui. Y una mañana se levantó con casi 70 años de edad. E un giorno si è alzato all'età di 70 anni. Y le pidió a Dios que se lo llevara. E disse: Signore, portami via. Estaba cansado de estar enfermo. Sono stanco di stare ammalato. Pero luego se dio cuenta de algo. Ma si rese conto di qualcosa. Era que estaba siendo egoísta con Dios y con su familia. Che lui stava diventando egoísta con Dio e con la sua famiglia. Stava tomando el camino fácil. Stava prendendo la strada facile. Stava chiedendo che si acabaran los problemas de su vida. A me stava chiedendo: Signore, basta con i miei problemi. Non stava preguntando a Dio se esa era la volontà di Dio. Ma non stava chiedendo: questa è la tua volontà? E le preguntò a Dio che quería Dio. E gli disse: Dio, cosa vuoi? E pudo sentire che Dio lo quería sanare. E lui ha potuto sentire che Dio lo voleva guarire. Pero le pidió que primero se desahogara. Ma prima gli chiese: sfogati. Y sintió la voz de Dios diciéndole: cuéntamelo todo. Literalmente, cuéntamelo todo. E sentì letteralmente queste parole: dimmi tutto. Este varón comenzó a orar en la mañana. Questo uomo iniziò a pregare la mattina. Su esposa entró muchas veces al cuarto. La moglie entrò molte volte nella sua stanza. Por la mañana, al mediodía, en la tarde. La mattina, mezzogiorno, pomeriggio. Pero como lo veía orando. Ma lo vedeva lì pregando, non lo interrompia, non lo disturbava. Y él nunca se enteró las veces que su esposa entró. E lui non si è mai reso conto quante volte sua moglie entrava. Y tampoco se dio cuenta de que el día se estaba acabando y él todavía estaba orando. E non si rese conto che la giornata stava finendo e lui stava pregando. Parece que oró como 12 horas. Sembra più o meno che pregò 12 ore. Y le contó a Dios toda la historia de su vida, 70 años de historia. E gli raccontò al Signore tutta la storia della sua vita, 70 anni. Todo lo que él pudo recordar se lo contó a Dios. Tutto quello che lui ricordava lo raccontato a Dio. Sus aciertos, sus cosas buenas. Le cose buone. Pero también sus cosas malas. Le cose che non erano buone. Todo se lo contó a Dios. Tutto raccontò a Dio. Y cuando él se levantó de orar ya era de noche. Quando lui smise di pregare era già sera. Pero ahora veía bien. Ma lui già vedeva bene. Oía bien. Sentiva bene. Se sentía muy, muy bien, como hacía mucho no se sentía. Se sentía molto bene come da tanto tempo. Il giorno dopo fui all'ospedale. Al dottor che sempre lo veía. Al medico che era in cura. Y el doctor le preguntó: hombre, ¿qué te hicieron? E gli disse: uomo, che ti fai? Cosa ti hanno fatto? Rejuveneciste 20 años. Se ringiovanito 20 años. Este es un testimonio real, hermanos. Questa è una testimonianza vera. Nuestro hermano vivió otros 20 años más sin ningún problema. Questo fratello ha vissuto 20 anni. No hace mucho tiempo atrás falleció y fue sepultado. A me poco tiempo fa è deceduto ed è stato sepolto. Pero él se desahogó delante de Dios. Lui si sfogò davanti. Y salió de la rutina de su ministerio. E lui uscì fuori dalla routine. Y comprendió que Dios tenía todavía muchas más cosas para él. Ma lui imparò che Dio ci aveva riservato molte altre cose per lui. Dio già sapeva tutto quello che le iba a contare. Ma in realtà Dio sapeva tutto quello perché che Dio lo sa tutto di noi. Perché Dio sa tutto di noi. Però siamo come il niño piccolo che rompió il jarrón in la casa. Ma siamo come il bambino piccolo che ha rotto il vaso dentro la casa. La mamma già lo sa. La mamma già lo sa. Spera che lei se lo dica. Ma lei aspetta che il bambino lo dica. Apra il suo cuore e confiesa: io fui.
che apra il cuore e lo dica. Yo fui el que dañó esto. Io sono stato che ho rotto questo. Yo fui el que apagó la pasión en mi vida. Io sono stato a spegnere la passione. Yo fui el que se abrazó de tradiciones y de rutina. Io sono stato che mi sono abbracciato. Ahora, Señor, estoy regresando a una pasión contigo. Ma ora sto tornando alla passione con te. Ahora me vuelvo a enamorar de ti como la primera vez. Ora mi voglio innamorare di te come la prima volta. ¿Cuántos creen que pueden hacer eso? Quanti credono che possono fare questo? Que se puede hablar con Dios así a cara descubierta. Que si può parlare così a faccia aperta. Seguro que se puede. Él es tu padre, él es mi padre. Lui è tuo padre, mio padre. Aleluya. Moisés habló cara a cara con Dios. Mosè parlò faccia a faccia con Dio. Jonás hasta se peleó con Dios. Jonas ha discusso con Dio. Pero no vemos que Dios lo condenara por eso. Ma Dio non l'ha condannato per questo. Tomás dudó de Jesús. Tomás ha dubitato di Gesù. Pero Jesús le dio otra oportunidad de Ma Gesù creer. Gli ha dato l'opportunità di credere. Porque él entiende nuestra condición. Lui capisce le nostre condizioni. Siento la presencia de Dios ahora en este lugar. Amén. Yo siento la presencia di Dio in questo luogo. Se acuerda que eres polvo. Ricordi che sei polvere. Conoce nuestra condición de hombre. Conosce la nostra condizione di uomo. Albergamos dudas en nuestro corazón. Molte volte c'è del dubbio che vacilamos muchas veces en nuestro camino. Sbagliamo nel nostro cammino molte volte. Que quiere es que se lo digamos. Ma l'unica cosa che lui vuole è che lui confessiamo. Hubo un solo hombre al que Dios rechazara cuando se acercó a él. Amen, perché non c'è stato nessun uomo che Dio ha rifiutato che si è avvicinato a lui. El que a mí viene de ningún modo le echo fuera, dice. Colui che viene a me, io non lo mando via. Stiamo parlando di recuperare la passione spirituale. Stiamo parlando di recuperare la passione spirituale. E quiero dejarles algunos consejos antes de terminar esta parte. Vi voglio lasciare alcuni consigli prima di finire questa sessione. Usted necesita compartir una vez que salga de aquí el día de mañana todo lo que Dios esté haciendo en su vida. Compártalo con alguien. Hai bisogno di condividere con qualcuno tutto quello che Dio sta facendo nella tua vita. Perché así como usted ha llegado necesitado, yo también he llegado necesitado. Così come tu sei arrivato bisognoso, anch'io sono arrivato bisognoso. Otros también allá en su iglesia están necesitados. Altri che sono rimasti nella tua chiesa hanno bisogno. Es decir, aquí el Señor está poniendo herramientas en nuestras manos. Il Signore in poche parole sta mettendo ferramenta nelle nostre mani, attrezzatura. Se abusan, se afilan con el trabajo. Ma le attrezzature si usano e si affilano con il lavoro. Es como la tijera. A me come le forbici se affila usandole. Le forbici si affilano usandole. Quanto quiere ser tijera en las manos de Dios. Quanti vogliono essere delle forbici nella mano di Dio. Alleluia, yo quiero ser una tijera gastada en las manos de Dios. Io voglio essere una forbice consumata nelle mani Prefiero di Dio. Prefiero ser una tijera gastada pero afilada. Io voglio preferisco essere una forbice consumata però affilata. Che una tijera sin usar pero oxidada. Ma invece di essere una forbice nuova ma arrugginita, sì, che non serve per niente. Necesitamos comunicar a otros lo que Dios está haciendo con noi. Abbiamo bisogno di comunicare con altri quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Aviva la passione spirituale. Questo ravviva la passione. Mire, podemos hacer un compromiso ahora si usted quiere. Se tu vuoi possiamo fare un compromesso. Y decir, Señor, yo no quiero que pase un solo día de esta semana. E dire, Signore, io non voglio che passi un giorno di questa settimana. Sin que yo haya hablado de ti a alguien. Senza che io abbia parlato di te a qualcuno. Quanto días hace que tú no le predicas a alguien personalmente acerca de Cristo? Amen. Da quanto tempo è che tu non predichi a qualcuno personalmente di Cristo? Pero el domingo tomamos el micrófono y decimos, hermanos, hay que evangelizar. Però la domenica prendiamo il microfono e diciamo, dobbiamo evangelizzare. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Amen. Fai quello che io dico, non fare quello che faccio. Santo, perdona, hermanos, eso. Pero lo hacemos. Allá en Portugal. Lì in Portogallo. Consejos para reavivar esa pasión. Cuide su salud. Metti attenzione, fai attenzione alla tua salute. A veces hemos orado, hemos ayunado, pero no sentimos una mejoría. Molte volte abbiamo pregato, abbiamo digiunato, ma non sentiamo un miglioramento. Y lo único que necesitamos es un par de noches durmiendo bien. E l'unica cosa che abbiamo bisogno è dormire due notti bene. Y voy a decir esto y se van a alegrar muchos. A veces dormir lo suficiente es lo más espiritual que alguien puede hacer. Vi dirò questo e vi piacerà molto. Molte volte dormire sufficientemente è una cosa molto spirituale. No sienta vergüenza de eso porque Jesús dormía aún en la barca iba durmiendo. Amen. Non vi vergognate perché Gesù dice che dormiva nella barca. Y tan profundo iba durmiendo que ni las olas lo despertaron. Amen. Dormiva così bene
que nemmeno la tempesta lo svegliò. Estaba muy cansado, seguramente. Era molto stanco, sicuramente. Tenemos que cuidar nuestra salud también. Abbiamo bisogno di fare attenzione alla nostra salute. Porque a veces es la mala salud la que nos está teniendo el desánimo. Amen. Molte volte è soltanto la malattia o la salute non buona che ci scoraggia. Es muy importante también que el líder aprenda a orar por sí mismo. È importante che il leader impara a pregare per se stesso. Perché a volte la nostra orazione è semplicemente una lista di intercessione per altri. Molte volte la nostra preghiera è una lista di intercessione per altri. Oramos por todos los demás. Preghiamo per gli altri, pero se nos olvida de orar por nosotros. Ma ci dimentichiamo di pregare per noi. En la oración ejemplar del Padre Nuestro está la oración por uno mismo. Amén. Nella preghiera del Padre Nostro c'è la preghiera no, per uno. No me dejes caer en tentación, no me metas en tentación, líbrame del mal. Non mi mettere in tentazione, liberami dal male. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que eso es necesario? Quanti credono che questo è buono, necessario? Es muy importante también buscar un compañero que tenga la misma visión que yo. È importante cercarsi un compagno che ha la stessa visione. No es bueno que el hombre esté solo. Non è buono che l'uomo sta solo. Dos son mejores que uno. Due sono meglio di uno. El Señor los envió de dos en dos a los 70. Il Signore ci invió due per due ai 70. Y vemos que esto también fue la práctica de los apóstoles en el libro de los Hechos. Questa è stata anche la pratica degli apostoli nel libro degli Atti. Siempre iban de dos en dos, a veces tres o cuatro, pero nunca andaban solos. Andavano forse in tre o quattro, ma mai da soli. Porque hay mucho poder en la unidad y en apoyarnos los unos a los otros. Perché c'è molto potere nella unione. Porque el hierro con el hierro se aguza. Amen, perché il ferro con il ferro se abusa, se afila. Sí, afila. Y así también el rostro del amigo con el de su amigo, dice la Biblia. Amén. Y así dice que la faccia amén. Del amigo con el amigo. Amén. Y también decirles, hermanos, ya para terminar esta parte. E anche per finire questa parte. Que muchas veces el quebrantamiento. Molte volte la rottura. No es decadencia espiritual. Non è una caduta spirituale. Simplemente es un trato de Dios con nosotros. È solamente un trattato che Dio fa con noi. Posso essere molto sincero e onesto? Posso essere sincero e onesto con voi? Los mejores momentos de administración personalmente que recuerdo. I migliori momenti di amministrazione personalmente che ricordo. En esos cultos donde sentimos que Dios nos ha usado mucho. In questi culti dove sentiamo che Dio ci ha usato molto, Dios ha sanado enfermos, che Dio ha guarito ammalati, che Dios ha convertido a uno que llevaba 10 años ahí sin entregarse a Dios, che il Signore ha convertito una persona che era 10 anni che era lì senza dare la vita a Dio. Mejor dicho, los mejores cultos que yo recuerdo haber predicado. I migliori culti che io ho predicato fueron ese domingo después de la peor semana de mi vida. Sono state queste domeniche dopo la peggiore settimana. Esa semana que todo lo que podía salir mal salió mal. Che quelle settimane dove tutte le cose che potevano uscire fatte male sono uscite, che discutimo quasi tutti i giorni con la sposa, che abbiamo discusso quasi tutti i giorni con la moglie, Padre Cristo, no. Cristo. Che il domingo non teníamos ni ganas di andare al culto e eravamo del pastore, che la domenica non c'avevamo neanche la voglia di andare al culto. Inesperadamente ese fue el mejor día de mucho tiempo. Questo forse inaspettatamente è stato la miglior culto o giorno della perché quebrantamiento non significa que uno está lejos de Dios. Perché rottura non vuol dire che uno sta lontano da Dio. Mis emociones me hacen sentir así. Le mie emozioni mi fanno sentire così. Yo no dependo de mis emociones. Ma io non dipendo dalle emozioni. No puedo depender de mi corazón. Non posso dipendere dal mio cuore. Tengo que depender del Espíritu Santo. Devo dipendere dallo Spirito Santo. Tengo que depender de las promesas que están en la palabra. Dalle promesse che sono nella parola di Dio. Tengo que decirle a mi alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Devo dire alla mia alma, perché ti abbati? Aspetta in Dio. Porque aún has de alabarle, oh alma mía. Devi glorificare l'anima mia. Alaba al Signore. Glorifica il Signore. Glorifica il Signore. Mettiti in piedi, glorifica il Signore. Se sei in un deserto, alabale. Se sei in un deserto, glorificalo. Se ha avuto sequia, alabale. Se ha avuto problemi, glorificalo. Il Signore ti sta entrenando. Il Signore ti sta preparando. Ti sta capacitando. Ti sta capacitando. E te va a sacar de ese desierto. Lui ti tenderà fuori dal deserto. Alleluia, El sacó a Abraham del desierto. Lui è entrato fuori Abramo dal deserto. Él sacó a Moisés del desierto. Lui è entrato fuori Mosè dal deserto. Él mismo pasó 40 días en el desierto. Lui stesso ha passato 40 giorni nel deserto. Pero la Biblia me dice. E la Bibbia dice. Que cuando bajó del monte de la tentación. Que cuando scese dal monte della tentazione. Lo hizo en el poder del Espíritu. Lo fece nel potere dello Spirito. Y la puesta del sol ese día. E la paga di questo giorno. Muchos enfermos fueron sanados. Molti guariti per la mano potente di Dio. Ora ti invito a declarare eso mismo sobre tu vita.
ti voglio invitare a dichiarare questo sulla tua vita. Vas a salire nel potere dello spirito. Tu sei dal potere dello spirito. Vas a regresare in una nuova dimensione spirituale. Arriverai in una nuova dimensione spirituale. Abilidades, dones y virtudes que tú ni sabías que tenías. Abilità, doni e virtù che tu nemmeno sapevi che avessi. Pronto el Señor las va a avivar en tu ministerio. Il Signore molto presto la risveglierà nella tua vita. Porque tu pasión por él se ha avivado. Perché la tua passione per lui si è risvegliata. Alleluia. Vamos a tomar un momento, obispo. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Alleluia. Alleluia. Ma ricontriamo a adorare il Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Signore, grazie per il contatto. Grazie per una persona che sta arrivando come un fiume in nostro cuore. Sta arrivando alla nostra mente, Signore. Grazie. Alleluia. Appassionanos, Signore. Appassionanos, Signore. Grazie, Signore. Ti rendiamo lode e gloria, Signore. Gloria a tuo nome, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie alleluia, santo il Signore, gloria a tuo nome. Grazie a te Gesù. Te adoro, Señor, te doy gracias, Jesús. Aleluya, recibe la gloria, Señor, por hablar a mi vida, Señor, por hablar a la vida de tus hijos. Gracias, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, Señor, eres grande. Maravilloso, maravilloso eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Grazie, Signore. Bendigo tu nome, Signore Gesù. Bendigo tu nome, Signore. Alleluia. Dio benedica la esposa del nostro obispo Maffei, che Dio la a guidare, usare in questo momento. Facciamo un po' di pausa. Sì, loro nel frattempo facciamo una pausa. Okay. Facciamo come 5 minuti.